Kentucky, intorno al 1870. Of life from morn till night was love still love. New hope may bloom and days may come of milder, calmer beam, but there's nothing half so sweet in life as love's young dream. There's nothing half so sweet in life as love's young dream. Due mani e una voce d'angelo, Miss White. Magnifica. È stata deliziosa, Elisa. Grazie, dottor Scott. Colonnello, se avessi 20 anni di meno, gliela rapirei sua figlia. Ho il sospetto che il suo proposito lo covi qualcun altro. Papà, non voglio neanche sentire queste cose. No, i militari non hanno tatto. Ah, cosa ho mai fatto? Ora so che bella istituzione è il matrimonio. Ma con quello si ha una moglie, il che forse è peggio. Oh. È tutta sua madre, Isabella. Guardatevi. Grazie. Che il diavolo ti porti, Walker, razza di buona nulla. Sono mortificato, signore. Il meno che puoi fare. Se si spaccava, facevo fare la stessa fine a te. Sì, signore. Bello oggetto, eh? È anche un pezzo di valore. Se non modera l'irascibilità, finirà lei un bel giorno in frammenti. Ma quel giorno mi guarderò bene dal chiamare lei per rimettermi insieme. Mi scusi. Ma alla sua età e con la sua posizione è un po' difficile che cambi, colonnello? No, ma io non vedo la necessità di cambiare. Sì. Facciamo un brindisi per chiudere in bellezza. Ah, sì, colonnello. Io, colonnello Lloyd. Io brindo alla nostra amata terra, gloriosa nella sconfitta, ardita nella vittoria e fiera anche nell'ora della sua rovina. Amici miei, io brindo al sud. E che Dio confonda i suoi nemici. Ben detto. Bravo. Viva il sud. Le siamo grati di questa serata. Oh, mio caro ragazzo, è stato un piacere averti qui. No, no, cari amici, se ve ne andate così presto. Piacere. Presto, Becky. Oh, Miss Elizabeth, io sono in grande pena. Ho una paura matta del colonnello quando scoprirà la sua fuga. Ma io sono già lontana in quel momento. Su, non piangere, altrimenti si insospettisce. Ti manderò a prendere, vedrai. Sì, miss. Fermo e mani in alto. Non si muova o faccio fuoco. Venga qua. La valigia, alla porta di servizio. Sì, miss. Chi è lei? Cosa voleva girandosi come un ladro nel mio giardino in piena notte? Mi chiamo Jack Sherman, signore. Sherman? Porta un nome sgradito ad un uomo del sud. E dei Yankee come lui. So, risponda. Cosa faceva qui attorno? Aspetta, lo dico io a mio padre. Papà, questo è l'uomo che sto per sposare. Sapevo che non avresti acconsentito e ho progettato la fuga. Io avrei preferito affrontarla, signore, e chiedere... Silenzio!
Dimmi perché eri convinta che io mi sarei opposto al tuo matrimonio. So cosa provi nei confronti del Nord. Cioè che odio gli Yankee. Sì, ed è per questo che ho taciuto. Quindi eri cosciente di agire male? No, io lo amo. Come puoi amare un uomo che rappresenta tutto ciò che più ripugna ad ogni vero sudista? Un individuo che ha combattuto forse contro tuo fratello, contro tuo padre, contro la gente del tuo sangue. Come fai ad escludere che sia proprio lui, il nemico che ha sparato a tuo fratello, il colpo che l'ha ammazzato? Io ero un soldato come lo era lei. E pur combattendo da avversario, ho sempre avuto rispetto e simpatia per il Sud. Mia madre era virginiana. Permetta comunque che le ricordi che la guerra è finita da lungo tempo. La guerra di secessione non è finita né per me né per i miei. Io ho il diritto e il dovere di ucciderla. E inoltre ne ho una gran voglia. Elizabeth, va in camera tua. No. Va in camera tua, te lo ordino. Io vado via con Jack. Elizabeth! Se oltrepassi quella porta, non si aprirà più per te in avvenire. Sei anni dopo, un avamposto di frontiera nel West. Raduni la truppa, tenente. Sì, signore. Una marcia di 6.000. Trombettiere, adunata. Signore. Al suo posto. Il generale Whiterby ha nominato oggi nel suo stato maggiore come colonnello onorario Lloyd Sherman. Spallard! Attenti! Destra! Il grado le viene conferito con la seguente motivazione. Sebbene del tutto inerme, eccezion fatta per i suoi riccioli d'oro, gli occhioni scuri e le fossette, conquistava un intero reggimento, il nostro. È un onore e un piacere consegnargli il brevetto, colonnello Sherman. Non riesco a leggere queste lettere, sono un po' troppo piccole. Comunque non leggo neppure quelle più grosse. Attenta che ora devi rispettare il regolamento militare. Cioè, per esempio, è proibito a un colonnello giocare coi soldati? No, a te è permesso. Però a te no. I colonnelli li mandano per forza a letto alle 7. No, no, a volte rimangono alzati fino alle 8. Lo dici per favore alla mia mamma? Glielo dirò, Lloyd. E ora ti faccio vedere che sono un vero colonnello. Compagnia, attenti! Rompete subito le righe! Rompete le righe, vi ho detto! Obbedire all'ordine! Grazie. E la mia commozione è altrettanto grande. Permetta che la ringrazi dell'ospitalità. Il dispiacere con ospiti come lei e la sua famiglia è solo quando ripartono. La signora è diventata una pioniera. Sono 6 anni, però non ho ancora fatto l'abitudine al frastuono delle ruote dei carri. È terribile. A quanto so, suo marito conta di mettere su casa all'ovest. Se tutto andrà bene. E faremo oro a cappellate. Il programma è trovare un giacimento minerario che ripaghi della spesa. Ma ho più un esperto per questo. Oh, sono piene d'oro quelle montagne. Basta trovarlo. Compagnia, attenti! Spallarm!
Vorrei che Jack non si separasse da Lloyd e da me. Su, cara, ormai è una cosa decisa. Quelli non sono luoghi per donne e bambini. Nessun uomo di buon senso ve li porterebbe. Il colonnello sa di cosa parla. So che al sud c'è una bellissima casa che l'aspetta. Oh, no, è molto piccola. È un'eredità che mi proviene da mia madre. È rimasta disabitata per anni. Io le auguro un viaggio tranquillo, senza spiacevoli intoppi. Grazie. Fai attenzione, Lloyd, guarda bene cosa fa. Bravo. Vedo che ti stai divertendo un mondo, Lloyd? Come mai stai zitta? Non hai più la lingua? Fammi scendere, mi fai male. È l'ultima cosa che vorrei, cara. Dammi un bacetto. Te ne prego, sii prudente. Ma certo. C'è la diligenza, signor Sherman. Ah, grazie. In gamba, piccolo colonnello. Lo sarò. Me lo dai un bacio. Buon viaggio, tesoro. A prestissimo. Mi raccomando, caro. Sta tranquilla. Mi raccomando, proteggi la mamma da soldato coraggioso. Sì, papà Jack. A lei penso io. Arrivederci, amore mio. Ciao, papà. Buongiorno, colonnello. Bella giornata oggi. Ho sentito dire in paese che i prezzi vanno alle stelle, perciò sarà un buon anno per il cotone. Oh, smettila con le tue ciance. Sì, signore. Non mi interessano i pettegolezzi. No, signore. Stavo per dirle che hanno occupato la casa nel bosco, signore, ma siccome è un pettegolezzo non le interessa. Quale casa? Il cottage. Sembra che l'abbiano affittato a qualcuno. Walker! Sì, signore? Che il diavolo ti porti? Vuoi deciderti a dirmi cosa sta succedendo? Chi ha affittato il cottage? Non lo so, colonnello, ma so che sono entrati stamattina coi bagagli. Guarda, guarda, guarda. È un bel pezzetto che quella casa è disabitata. Fin da quando... È il caso che faccia un salto io dai nuovi vicini a vedere che gente sono. Sì, signore. Avere qualche vicino darà un po' di animazione a questa casa. Tu trovi che questa casa è morta? Dio me ne guardi. Oh. No, signore. Ma se anche lo fosse, a me piace così. Aveva bussato. Tuo nonno, piccola. Perché non l'hai fatto entrare? È lui che non ha voluto. È per colpa sua che piangi. No, non piango, cara. Sei un omaccio cattivo se fai piangere la mamma. Mamma Becky. Di, Gioia. Perché mio nonno non ha voluto entrare e parlare con la mamma? Beh, perché lui è arrabbiato con lei e lei è arrabbiata con lui. Come mai? Tuo nonno si infuriò da matti quando tua mamma sposò papà Jack. Ma lui è suo papà lo stesso. Certo. I papà vogliono bene alle loro figlie. Dovrebbero.
Qui sotto per me c'è qualche mistero. Tutti quanti Lloyd hanno la testa dura. Il primo è il vecchio colonnello. Tua madre fa due e tu fai tre. Io non ho affatto la testa dura. Guai a te se lo ripeti. No, non mi fai effetto se pesti i piedi. E poi pestandoli dimostri che è vero. Sta a sentire, Gioia. Vuoi bisticciare con me o vuoi aiutarmi? Ti aiuto, mi piace di più. Ecco, brava. Mamma Becky, aspetto zia Sally Tyler a pranzo. Quello che c'è basta? Da un pulcino non posso tirar fuori una gallina. Ma finché c'è acqua che corre non restiamo senza minestra. Allora fa del tuo meglio. Bene. Lloyd, non mangiare biscotti ora. Se no, tesoro, ti passa l'appetito. La tua zia Sally Tyler è anche zia mia. No, per te è prozia. Ho capito. Prozia è una zia grande così. Voglio che tu sia molto gentile con lei. Viene da Louisville apposta per vedere noi due. Allora sarò gentile, sta tranquilla. Mamma Becky, mi racconti una fiaba tutta rosa? Sei davvero una bambina difficile da accontentare. Quando vuoi la fiaba blu, bisogna che tutto nella storia sia blu. E quando la vuoi verde, tutto verde. Neanche fosse una crema di verdura. Se un giorno la fiaba la vuoi nera, ti racconterò del mio primo marito. Ah, da brava, va a giocare con me lì. Sì, vado. Non ti verrà mica in mente di prendere un biscotto, eh? Meno male, Gioia, che io non ho visto niente. Nel fucile avevo ancora un solo colpo. Allora l'ho puntato e bang! Ho ucciso i tre indiani. Davvero, Miss Lloyd, li ha uccisi tutti e tre? Ma no, era una storia. E ti ho detto che non devi chiamarmi Miss Lloyd. Chiamami colonnello. Ma è colonnello o è una storia? No, sul serio, sono un vero colonnello. Non può essere un vero colonnello. Perché no? Perché le mancano i baffi e le basette. No, a me non servono baffi e basette, ho il caratteraccio. Solo quello serve a un buon colonnello. Sa che ha ragione, Miss. Io tutti i colonnelli che ho conosciuto hanno un carattere brutto. Ma io spero che non l'ha brutto come quello laggiù, perché se ce l'ha, io ho paura a giocare con lei, Miss. Miss Lloyd, quelli là sono i fiori del colonnello. E allora, che di noi a FIFA del colonnello? Questo chi di noi non so, ma so che io di FIFA ne ho tanta. Apri le orecchie, May Lily. E anche tu, Henry Clay. Io sono il colonnello e voi due la truppa. E i soldati semplici obbediscono agli ordini. Avanti, marsch! Non credo, Miss Lloyd, che mi piace essere la truppa. Muoviti! Come sono belli. Alla mamma piaceranno molto. Tieni, Henry Clay, non farli cadere. Tutti in marcia! Tutti in marcia! Vieni, May Lily, facciamo le torte di fango. Raccogliamo i sassolini più piccoli e facciamo una torta con l'uvetta. Poi, con la polvere del viale, ci aggiungiamo lo zucchero. Faremo la più bella torta di fango che si sia mai vista. Chi è che ha strappato questi fiori? Colonnello, la truppa se la svigna a gambe levate. Cammina, Harry. Ehi, cosa stai facendo tu qua? Non si azzardi a toccarmi col suo bastonaccio. Sfacciata. Si parla con un po' più di rispetto a un signore anziano. Se uno mi tocca col bastone, io non lo rispetto. Per essere una bambinetta hai già un gran brutto carattere. La colpa è sua. Ma che dici? Come ti chiami? Di soprannome Piccolo Colonnello. Perché diavolo ti hanno dato questo soprannome? Perché le assomiglio anche troppo. Mi assomigli? Perché dovresti assomigliarmi?
perché ho un caratteraccio infame. E pasto i piedi quando vado in bestia e divento rossa come un tacchino. E faccio le vociacce a chi mi fa arrabbiare. Pum, 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 pum. Guarda che roba. Tutta imbrattata di fango. Perché te ne vai in giro per i boschi come una vagabonda pezzente? Io non so chi possa essere tua madre, ma chiunque sia, è certo che potrebbe educarti meglio. Guai a lei se parla male della mia mamma! Di chi è figlia questo diavolo? Come faccio a risponderle, signore, se non vuole sentire neanche il suo nome? Glielo dico io come mi chiamo, Lloyd Sherman. Lloyd Sherman. Lloyd. Vieni, Gioia. Tua mamma è molto preoccupata se non ti vede. Ecco, mi dispiace. Io non sapevo. Oh, non fa mica niente. Arrivederci, nonno Lloyd. Arrivederci. Ma cosa diavolo fate tutti lì a bocca aperta? Andate! Via! Filate via! Proseguiamo con accanimento. E io ho buone speranze che il successo premierà i nostri sforzi. Poi scrive cose personali. So che sei a corto di denaro, ma cerca di resistere ancora un po'. È possibile che sia Lloyd che Becky ha in braccio. Ciao, mammina! Ben arrivata, zia Sally Tyler. Ben trovata, cara. Ma si può sapere dove sei stata? Sono andata a casa del nonno, l'ho visto e gli ho tirato una palla di fango. Oh. Una palla di fango addosso? Sì, perché lui mi ha toccato col bastone. Io sono andata in bestia, lui è andato in bestia e ci siamo urlati delle cosacce. Che cattiva sei, hai fatto una cosa bruttissima al nonno e ti sei presentata sporca come un maialino. È da lui che mi sono sporcata, però. Ti sei comportata male e perciò avrai un bel castigo. Portala in casa, Becky. Falle fare il bagno e mettila a letto. Sì, signora. Io sono fuori di me, zia Sally. Non sopporto che lui pensi che sono stata io a mandargliela. Senti, io comprendo tutto, ma nella vita ci sono cose molto più importanti dell'orgoglio, mia cara Elizabeth. C'è l'interesse della bambina. Questo dovrebbe starti più a cuore. Sia ben chiaro, non accetterò mai niente da lui. Lo so come sei fatta, ma ti ripeto che hai il dovere di pensare a Lloyd. Io, nei tuoi panni, la lascerei andare da lui a suo piacimento. Chissà che un giorno tu possa riavere, grazie a lei, ciò che ti appartiene. Non lo voglio, non voglio niente dopo l'offesa che ha fatto a Jack. Mamma mia, sembri un angioletto a vederti dormire. Chi se lo immagina che quando sei sveglia sei peggio del diavolo dell'inferno? Di un po', ragazzina, se non ti metti giù subito a dormire come un ghiro, mamma Becky non ti porta con sé al battesimo. Al battesimo cantano. Cantano e pregano anche. Allora dormo come un ghiro. Eccola la mia gioia. Salute, Sherman. Ah, come va? Sa che ho visto quei suoi due amici già in cammino stamattina all'alba? Sì, fanno ricerche nella zona che hanno comprato. Bene, buona fortuna. Grazie. Dammi la polvere d'oro. Ah, mi piange il cuore a sprecare 20 dollari di oro. No, non è uno spreco, vedrai. Fa un passo indietro. Ecco qua un bel blocco di roccia aurifera.
Giusto tu lo potevi inventare, un trucco del genere. Perché ho sale in zucca. Ci cascano tutti. Sa chi bussa? Alla fortuna alla porta. E bussa una volta e basta. Si sbrighi ad aprirle, Sherman. Io e Swayze ce ne andiamo in California. L'oro laggiù si raccatta per terra. Questo proviene dalla nostra proprietà. Il campione la dice lunga sulla qualità della roccia. Se prende in fretta la decisione, la terra è sua. Ho capito che il posto è buono. Ma il prezzo che chiedete è praticamente il mio intero avere. Vale molto di più. Lo cediamo a lei a quel prezzo perché siamo amici. E fa un affare. Se lo rivende domani, può chiedere addirittura il doppio. Beh, ora basta con le trattative, amici come prima. Venderemo un altro e via per la California. Un momento, ho deciso. Acquisto. Allora, cervello, lei vada in banca e noi mettiamo il contratto nero su bianco. Qua la mano. È in una botte di ferro. Buongiorno, Miss Lloyd. Buongiorno. Buongiorno, sorella Porter. Buongiorno a te, fratello Walker. E possiamo chiamare questo incontro una felicissima coincidenza? Sì, lo so, non te l'aspettavi che passasse di qui. E di come sta Miss Elizabeth? Oh, di salute sta bene, ma se la prende molto per il signor Jack, che dovrebbe venire qui presto. Vuoi dire che è a corto di quattro... cioè è verde nelle tasche? E c'è di peggio, siamo dietro a stringere i buchi della cinghia. Questo è un guaio, ma senti, non può il colonnello allentare i cordoni della borsa? Oh no, Miss Elizabeth, non allunga la mano. Piuttosto preferisce farsi chiudere dentro dentro la casa dei nullatenenti. Ma cosa dici? Quali tenenti? Io continuavo a parlarti figurato. L'ospizio dei poveri. Oh no. Oh sì, invece. Mamma Becky. Dimmi, Gioia. Cos'è l'ospizio povero? È un posto dove vanno quelli senza soldi, i poveri. Ed è bello? È un luogo spaventosissimo, Gioia. Per abiti hanno solo stracci e come mangiare gli danno pane giallo di grano turco e basta. E allora non voglio che la mia mamma vada all'ospizio povero. Ma no, che non ci va. Non aver paura, tua mamma non va in nessun ospizio. Ci pensiamo noi, se no, vero, fratello Walker? Ah, sì, puoi ben dirlo. Non spaventare il tuo cuoricino con queste sciocchezze. Il Dio vede e provvede. Amen. Per salvare le loro anime e lavare i loro peccati. E l'acqua laverebbe i miei peccati. Tu, Gioia, non hai nessun peccato. Sei un angioletto del cielo. Ma se avessi dei peccati me li laverebbe l'acqua del fiume. L'acqua li lava se uno ha nella testa il pensiero giusto e la fede. Te ti hanno gettata nel fiume.
Oh, quello è un ruscelletto, per lei non andava bene. Ci voleva grande come il Mississippi. Oh, aiuto, aiuto! Quanto è poco buono! Se il colonnello scopre da dove vengono le lenzuola, il battesimo ce lo dà di botte. Ti ho già detto che i miei soldati non devono avere paura di niente, no? Avanti, Henry Clay, dimmi se sei pronto. Hai in testa il pensiero giusto? Hai fede che il fiume lavi i tuoi peccati? Cominciamo allora, sei pronto? Uno, due, tre! Alleluia! Hai salvato l'anima? Così devi andare sotto di nuovo. Uno, due, tre! Alleluia! Hai salvato l'anima? Che diavolo sta succedendo laggiù? Cosa fai lì? Ciao nonno, come va? Noi stavamo battezzando Henry Clay. Battezzavate Henry Clay? Sì, e doveva avere l'anima piena zeppa di peccati, se ci sono voluti due tuffi per salvargliela. Guarda che roba. Bagnata fradicia da capo a piedi. Ma è possibile che non debba mai vederti in ordine come Dio comanda? Le fanciulle devono essere linde come fiori. Su, su, vieni con me. Dove mi porti? Ti porto a casa mia per farti asciugare gli abiti. Nonno, senti. Cosa mi devi dire? Scusami se ti ho tirato il fango addosso. E poi scusa tanto se sono andata in bestia. E poi scusa se ho preso le tue lenzuola per il battesimo. Cosa? Mi hai rubato le lenzuola? Sì, servivano. E siccome servivano... Andiamo. Maria! Sì, signore. Questa signorina ha bisogno di asciugarsi gli abiti. Sì, signore. Bene, occupate. Ma signor colonnello, cosa le metto addosso mentre i suoi abiti asciugano? Io non ho proprio niente di quella misura da darle. Oh. Walker. Sì, signore. Vai in soffitta, lì troverai un piccolo baule. È probabile che dentro ci sia qualcosa che vada bene a Miss Lloyd. Ha detto un baule in soffitta, signore? Sì, pezzo di citrullo. Ho parlato turco, forse? Non mi pare, signore. E allora va su di corsa a fare quello che ti ho detto. Tu sai che baule può essere e di chi sono i vestiti là dentro? Certo che lo so. Va su subito a prendere quella roba. Non vogliamo buscarci un raffreddore qua. Hai forse paura di rovinarti la voce? E muoviti. Madonna mia, sei spiccicata al ritratto di tua madre. Da piccola aveva i tuoi riccioli d'oro e le tue guance rosa. E mamma aveva anche il mio caratteraccio. Sì, l'aveva e come. Hai mai visto da quando sei venuto al mondo una cosa più bella? Mi sento ringiovanire di 20 anni. Tanti ne sono passati da quando in questa casa c'erano dei bambini. Voi due non ditegli niente. Io vado dal nonno e gli faccio la sorpresa. Dov'è? Nel salone più grande, Miss Lloyd. A quanto pare questa casa non sarà più tanto morta. Scusami, nonno, sai qualche storia blu per caso? Blu, hai detto? Beh, forse frugando nella memoria... Raccontamene una. Non me ne ricordo nessuna adatta a te. No, allora facciamo un gioco insieme. Che genere di gioco? Non so, giochiamo a mosca cieca oppure a liberi tutti. No, non fanno per me. È meglio un gioco da stare seduti. Sì, è senz'altro meglio. Sai giocare all'uomo nero?
L'uomo nero? Ma cos'è? Si fa con le carte? No, quello col tappo bruciato. No, col tappo bruciato non so nessun gioco. Giochiamo al diavolo zoppo? E com'è? È come il gioco del saltamartino. No, no, non c'è bisogno di saltare. Ho trovato. C'è un gioco che va benissimo per noi. Walker! Bene, Walker, puoi andare. Sì, signore. Ne saprai pochino tu di soldati e di eserciti. Ne so molto, invece, guarda. Oh, per carità, non sai neanche fare il saluto. Lo so benissimo. Così si fa il saluto militare. Ma no, nonno, quello è un saluto sbagliato. Dato che ero colonnello dell'esercito, saprò come si fa, no? Lo ero anch'io. Ah, non dire stupidaggini. Mi hanno fatto colonnello d'onore, era perfino scritto sopra un foglio. Loro lo chiamano brevetto. Loro chi? I soldati, su dove è Papa Jack, nell'ovest. Ma non ho mai sentito simili fanfaluche. Nominare colonnello una bambinetta in fasce. Wow, giusto roba da Yankee, da nordisti. In ogni caso, il saluto è come lo faccio io. No, così. Per la tua età e il tuo peso, sei caparbia a sufficienza da battere 100 rivali. Ma tu, nonno, pesi tanto di più. Forza, su, andiamo avanti col gioco, va al tuo posto. Tieni, eccoti tuoi. Allora, io tengo il fronte confederato e tu quello dell'Unione. Che bello, ho già la vittoria in tasca allora. Eh? No, niente affatto, lo vedrai chi vince. Se vuoi cambiamo, io piglio il sud e tu il nord. Che idea balorda ho avuto di giocare coi soldatini di piombo. Avanti, miei fidi scout. Ecco là due ribelli. Bang, bang! Adesso 8 di voi attaccano il nemico sul fianco destro. Hop! È una mossa sbagliata. Perché è sbagliata? Perché io comando l'arretramento ai miei schierati sul fianco destro. Apro un varco in modo che i tuoi avanzino. Poi li faccio accerchiare, tagliandogli la via della ritirata. Dopodiché il tuo reparto è sbaragliato. E io comando ai miei di avanzare in massa. E sbaraglio il tuo reggimento. Piccola, sei un'autentica Lloyd. Hai nelle vene tutto il fuoco e il coraggio che sono il distintivo della nostra famiglia. Ma hai anche quella irascibilità di famiglia che è la nostra dannazione. La collera ti porterà infelicità e amarezze se non imparerai a tenerla a freno. Ci proverai. Io provo se provi anche tu. Ma tu hai molto più tempo di me davanti per imparare. Su, basta, andiamo, i tuoi vestiti saranno belli asciutti. Ora faccio sellare il mio Maggie Boy e ti porto a casa al galoppo. Sei contenta, cara? Oh, sì, nonno, che bello. Benone, vieni allora. Ciao, May Lily. Miss Lloyd, non le è successo niente? Che doveva succedermi? Puoi portare a casa al galoppo anche Henry Clay e May Lily? È impossibile. Io tengo in mano la fune e ce li tiriamo dietro. No. Didi sì, nonno, per favore. va bene, allora. Scimmiotti, coraggio! Mettetevi dietro. Tu, passa qui la fune.
Poco ma sicuro, che è importante. Nessuno buttò via i soldi in telegrammi per dire delle cose inutili. Per te so sa cosa dice, signor Nebler. Figuriamoci, è un segreto d'ufficio, la legge è severissima. Costa molto mandare quei foglietti, eh? Puoi dirlo, i telegrammi non sono per gli spiantati. Scrivere lettere senza scriverle. Che diavolerie inventeranno ancora? C'è la signora Sherman? Sì, signore, è qui. Ho un telegramma per lei, signora Sherman. Una firma qua sopra. Temo che siano cattive notizie. Un telegramma. Oddio. Mamma Becky, aprilo tu. No, signore, io ho paura. Non voglio neanche toccarlo. Lo apra lei, per favore. È contro il regolamento. Ritorna, mamma Becky. Torna a casa mio marito. Papà Jack sarà qui presto. Torna a casa mio marito, è già in viaggio, grazie, ne sono infinitamente grata. Si figuri, dovere, c'è risposta? No, ah, che notizia meravigliosa mi ha portato, grazie. Dovere. Seduto, Fritz, sulle zampe. Quando è che papà Jack arriva, mamma? Presto, vedrai, e porterà delle pepite d'oro per comprare delle belle cose. E io avrò un bel vestito con moltissimi fiocchi e una vera crinolina. Ma certo, cara, compreremo delle cose magnifiche. Oh, che gioia, amore. Hallelujah, oh, praise me, Mr. Jackson coming home. Hallelujah, oh, praise me, Mr. Jack! Oh, Jack! Ma cosa c'è? Ti senti male? La prego, mi aiuti! Dimmi cos'hai. Sei ammalato? Lo sono stato molto. Febbre. Non mi è ancora passata. Non mi stare vicina. Trovi il dottor Scott. Gli dica di venire subito. Sì, signora. No, Elizabeth, non mi stare vicina. Guai se ti prendi la febbre. Non la prendo. E se la prendo non me ne importa. Povero amore mio. Papà Jack! Papà Jack! Fermati, tesoro. Ciao, piccolina mia. Lasciami, voglio abbracciarlo. Stammi a sentire. Papà è ammalato e tu non puoi avvicinarti a lui per ora. Solo un bacio. Non puoi perché altrimenti ti ammali anche tu e stareste male in due. È vero, cara. Becky? Ma neanche un boccetto piccolo piccolo posso dargli. No, tesoro. Va con Becky. Dimmi, com'è andata? Non bene, vero? Sua zia e Al erano dei farabutti. Mi hanno venduto una terra senza valore. Siamo rovinati. Non abbiamo più un soldo. Jack, tutto il capitale è andato. Tutto, Elizabeth. Per fidarmi di quei due farabutti dovevo essere pazzo. Se questa febbre mi portava via, era molto meglio. Zitto, non dirlo. Non pensarci più. Riposati e basta. Povero amore. Hai fatto un cattivo affare a lasciare la tua bella casa. Lo rifarei anche oggi. Ah, dottore. Allora, non mi sarei mai aspettato la chiamata da casa sua. Non è per la bambina. O è lei che è caduta e si è sbucciata il naso? No, è per Jack. Jack? Oh. Mamma Becky, io ho capito una cosa. Cosa, Gioia? Che quei due farabrutti cattivi hanno fatto apposta a far ammalare papà Jack. Oh, questo non lo credo. Sì, che è così. Gli hanno attaccato la febbre per staccarsi da loro. Ma come le inventi?
Io credo che un bel letto caldo sia quello che ci vuole per lei. Che temperatura ho? Oh, non abbastanza da preoccuparmi. La vedremo vispo e in gamba quanto prima. Bene, io ora me ne vado. Passo a prendere qualche medicina nel mio studio. A presto, signor Sherman. Arrivederla. Sì. L'ho trovato gravemente indebolito e in più con addosso una febbre preoccupante. Non deve fargli mancare l'assistenza neppure per pochi minuti. Provvederemo io e mamma Becky. Attenta, non escludo che questa febbre sia contagiosa. Per me non ha importanza. Però se fossi in lei per un po' manderei via di casa la bambina. Non vorrà correre il rischio che si ammali. Ma mandarla dove? Un posto ci sarebbe, cara Elizabeth. Ma deve mettere da parte la sua testardaggine. In quella grande casa suo padre è solo. E se c'è uno che può prendersi cura di Lloyd, è lui. In vita sua non ha mai passato una notte lontana da me. Lo capisco. Ma ora per lei questa casa rappresenta un pericolo. La mandi dal nonno per un po'. Gli parlo io a quattro occhi e sistemo la cosa. Come crede. Ci rivediamo stasera. Mamma, dovrò abitare qui per molto tempo. No, tesoro. Solo finché papà Jack è guarito. Perché io sarò terribilmente sola. Dov'è finito il tuo coraggio? Mi hai fatto una promessa. Sì, ma quando ho promesso non sapevo che mi sarei sentita così. Da un bacio alla tua mamma. Walker! Sì, signore? Sai che io non tollerò il fracasso. Metti quella bestiaccia infernale fuori dalla porta. Sì, signore. Walker! Sì, signore? Conduci Miss Lloyd in camera sua e dia Maria che la metta a letto. Sì, signore. Buonanotte, cara. Anche a te, nonno, buonanotte. Perché porti questo vecchio abituccio stinto? I tuoi non ti vestono bene quando vai in casa d'altri. È una grave mancanza di rispetto mandarti qui con indosso roba logora e vecchia. È la più bella che ho. E a me piace. In ogni caso, non devi preoccuparti dei vestiti, perché presto andremo tutti via, lontano. Come lontano? Dove? All'ospizio dei poveri. Aspetti, Miss Lloyd, dove va? Da papà e mamma, vado a casa mia. Loro mi vogliono bene, anche se il mio vestito è logoro e restrinto. Ma anche il colonnello le vuole bene, Miss Lloyd. È solamente perché i reumatismi lo fanno soffrire che sembra così cattivo. Ma non immagina che cosa mi dice della sua nipotina. Roba da fare arricciare i capelli. Farebbe arricciare di più anche i miei. Può dirlo. I miei me li ha fatti crespi, guardi. Io di sopra non ci voglio andare. Bisogna per forza salire le scale, Miss Lloyd, se si vuole andare a dormire. E io non voglio. Mi ascolti, ci va a dormire se le mostro un sistema nuovo di zecca per salire le scale? Come può esserci un sistema nuovo per salire? Guardi me e vedrà. I went to the market for to get some beef. And the beef's on top and I couldn't get enough. I paid $5 for a great big hog, and the hog so fat, and I couldn't get back.
Anch'io voglio salirle così. Niente di più facile. Pronta? Sì. Avanti. Say, you catch on quick. Look out now, here's your last one. Veloce così, i miei piedi non lo sono mai stati. È bello andare in quel modo su per le scale. E lei l'ha imparato in fretta. Allora domani le insegno qualche altro passo. Buonanotte, Miss Lloyd. Buonanotte. Sogni d'oro. Vieni, tesoro, che Maria ti mette a letto. Adesso dovrai stare zitto, finché non abbiamo via libera. Dopo andiamo al piano di sopra. Su c'è qualcuno che sarà molto felice di vederti. Voglio la mia mamma. Sei tu, Walker? Sì, signore. Cosa ti piglia che ronzi per casa come un calabrone? Signor colonnello, pensavo che le facesse piacere prima di andare a dormire bere un bel cognac. Ma perché no? È una buona idea. Portamelo. Sì, signore. Che succede? Mi è venuta una specie di tosse all'improvviso, signore. Cerca di fartela passare. Sì, signore. Oh, piccolo Fritz, che bellezza che sei qui con me. Ora forse riesco a dormire. Chiudi gli occhi. Walker! Non capisco come ha fatto quel cane a entrare, signore. Sarà passato attraverso qualche canna fumata. Sì, signore. Ma è meglio che lasciamo perdere. Piuttosto voglio che tu sabato faccia un salto in città a comprare un corredo da bambina, completo. Cioè, cosa compro, signore? Quello che ci si mette addosso. Calze, qualche paio di scarpe, vestiti. E tutto ciò che diavolo va sotto i vestiti. Sì, signore. Walker? Sì, signore. Sono un vecchio imbecille. Sì, signore. E qua finisce il romanzo. Che bello se la vita fosse come nei libri. Col matrimonio i guai di due persone sarebbero finiti e invece
È lì che cominciano. Il nostro unico guaio è la tua malattia. E prima smetti di fartene un cruccio, prima guarisci. Buongiorno, signora. È in casa, signor Sherman? Sì, è in casa. Vuole accomodarsi? Grazie, sì. Molto lieto, signor Sherman. Sono Jeremy Higgins, della compagnia ferroviaria Union Pacific. Felice di conoscerla. Grazie. Grazie. Allora, mi dica. Dunque, fedele al mio motto, sarò breve. Le esporrò il motivo della mia visita in poche parole. E lei mi risponderà con una sola, sì o no. Sentiamo il motivo. Voglio un diritto di passaggio nella sua proprietà all'ovest. Scusi, ma non ha ferro. È semplicissimo. I nostri binari dovrebbero bucare una montagna, ma se abbiamo il diritto di posarli sul suo terreno, ci risparmiamo la galleria. Ma io... Attento, noi sappiamo a quale prezzo lei l'acquistò e siamo pronti a darle $5,000 per il diritto di passaggio. Ma l'avverto, non siamo disposti a favorire speculazioni. Escluso. Le ripeto, a noi basta far passare lì sopra la ferrovia. Il resto del terreno rimane di sua proprietà. Allora, si combina? A me sembra di avere le vertigini. No, 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 non ci siamo, caro signore. Io sono un tipo di poche parole, perciò... Voglio da lei semplicemente un sì o un no. È un sì, naturalmente. Oh, benone. Io farò compilare tutti i documenti, omettendo solo la descrizione della proprietà che ricaverò dal suo contratto. Oh, lei l'ha qui con sé, mi auguro. Sì, l'ho messo in banca. Se lo procuri subito, e io stasera le do l'assegno. Così fa gli affari la Union Pacific. Buongiorno, buongiorno. Oh, amore mio. Questo vale più delle medicine. Sono belle guarito. Oh, no, non lo sei ancora. Sta buono e riposati. Ciò che più mi riempie di gioia è che non dovrei chiedere nulla a tuo padre. No. E che non apparirò un fallito davanti a lui. Ascolta, Elizabeth, tu va subito in banca. Da un mio biglietto al signor Jennings e prendi i documenti che ho in deposito. Il contratto è lì in mezzo. Vado di corsa. È troppo bello per essere vero. Miss Lloyd, c'è una sola parola per dire la figura che fa con quei vestiti nuovi. E la parola è finimondo. È quella giusta davvero? Ah! Oggi mi insegni dei passi come mi avevi promesso. Oggi no, Miss Lloyd. Devo andare in città con cavallo e carrozza. Sei lì, Walker. Faresti bene a spicciarti. Lo vedi? Non è proprio giornata per darsi alla danza. I say, you hear me? I just ain't got time to do no dancing today. Sto partendo. Buongiorno a tutti. Se non ho le trabecole, questa bambina è il piccolo colonnello. I miei omaggi, signorina. Come sta a vostra altitudine? Svegliarina come sempre? Oh, per carità, hai di nuovo perso la lingua.
Mi aspettavo un saluto cordiale. In fondo siamo vecchi amici. Abbiamo fatto molta strada per vedere tuo padre. Dimmi dov'è. È ammalato ed è a casa. Oh, si addolora che sia ammalato. Ma dov'è la vostra casa? Laggiù, dove la strada finisce. Grazie, colonnello. Hai ancora il tuo grado, suppongo. Arrivederci. Sono farabrutti tutti e due. Ho sentito il mio papà che lo diceva. Avanti. Mio caro amico, come va? Sta male, Jack. Cosa le è capitato? Una febbre maligna. Oh, che brutta notizia. Le possiamo essere utili? No, grazie. Quando saprà perché siamo venuti, sarà subito meglio. Noi le vendemmo quel terreno in assoluta buona fede, è vero, Al? Infatti. Eravamo convinti che traboccasse d'oro. Ce ne andammo tranquilli in California, ma ci fermammo di nuovo lì al ritorno per vedere come le andava e ci dissero del suo rovescio. Fu un colpo molto brutto per noi. È vero, Al? Altro che. Prosegue. Ora le proveremo se siamo onesti o no. Pensi che abbiamo fatto questo viaggio impossibile per restituirle il suo capitale. Ah, oh, è questa la ragione? Ah sì, fino all'ultimo centesimo. Io non chiuderei più occhio la notte sapendo di aver rovinato un amico. Ma il rimedio è semplice. Lei ci ridà l'atto di compravendita e noi le ridiamo la somma che ha sborsato. Apprezzo lo slancio di generosità. È un gesto doveroso, niente di più. E ora sgombrate, è l'unica cosa che voglio. Ma Jack, avete scoperto che la ferrovia vuole la mia terra. E io ho scoperto che specie di mascalzoni siete. Fuori da quella porta! Non è il tono da usare, questo. Ci siamo comportati da amici, noi. Siamo venuti a offrire un accordo onesto. Ma se lei ci tratta in modo spiacevole, per noi è un invito a nozze. Fuori di qui. Quella terra ci appartiene legalmente e ce la riprendiamo. Noi le diamo un assegno che vale oro e lei ci ridà il contratto, senza fare storie. È inutile, non ce l'ho. E dov'è? L'ho dato alla compagnia ferroviaria. È una frottola. Non ha avuto il tempo di farlo. Dove l'ha messo? Dov'è il contratto? Butto in aria tutto finché lo trovo. Buongiorno, signor Jack. Ho visto ora Miss Elizabeth che mi ha detto di dirle che sta venendo in fretta con la carta della sua proprietà. E così non aveva il contratto. Va di là e tieni buona quella serva. Io vado a cercare il nonno alla piantagione. Dov'è la casa del Sor Svegliante? Lontano, alla fine dei boschi. Compagnia, in marcia! Io non marcio, no, Miss Lloyd. Nei boschi non ci vado, ho paura dei fantasmi morti. Allora pazienza, se non volete venire vado da sola. Spero che non metterai in allarme tua moglie quando arriva a casa, perché le conseguenze sarebbero spiacevoli. Buonasera, signora Sherman. Buonasera, signora Welby. E suo marito come si sente? Molto meglio, grazie. Oh, che brutta cosa sono queste febbri. Noi le curiamo ancora coi metodi dei nostri vecchi. Faccia un salto da me, le do una pomata che può fargli bene. Grazie, ma bisogna che scappi, mio marito è solo in casa. Oh, lo capisco. Buonasera. Buonasera. Santo cielo, e tu chi sei? Sono venuta a cercare il mio nonno. Sei tu, Lloyd? Che diamine sei venuta? Ma cosa c'è, piccola? È capitato qualcosa? Nonno, ti prego, vieni subito con me. Ma dove? Vieni a casa di papà e mamma. Ci sono due omacci cattivi che dicono delle cose brutte al mio papà Jack.
Io non metto piede in quella casa per nessuna ragione al mondo. Ma tu devi venire, nonno. Papà è tanto malato e quei due farabrutti lo uccidono. Perché dovrei essere io a salvarlo? Perché lui è mio padre e io gli voglio bene. Tu sei un vecchio cattivo, pieno di odio e pieno di boria. Non ti voglio più bene, non ti guarderò più in faccia finché vivo. Ehi, ferma, aspetta un minuto. Sta seduto. Oh, buonasera, signora Sherman. È un vero piacere rivederla. È più bella di come la ricordavo. Perché sono venuti? Che cosa vogliono? Non c'è motivo che si spaventi. Siamo qui per un affare. Ci siamo accordati con suo marito per quella terra nell'ovest. Jack, dice la verità. No, mi hanno truffato una volta e ora ci riprovano. Le risparmio spiegazioni incresciose se mi dà quel contratto, signora. No. È più saggio se me lo consegna. Ah! Da brava, non ci faccia perdere tempo. Il mio socio è un uomo piuttosto impaziente. Becky, chiama aiuto! Fermo. Dagli il contratto, Elizabeth. Ah, finalmente una frase di buon senso. Mi dia il documento. Bene, è questo che cercavamo. E qui c'è l'assegno. Tutto in piena regola. Che succede qua dentro? Sulle mani! Presto, sparo! Voglio sapere cosa succede. Parla o sparo! Beh, allora, l'hai persa tu la lingua adesso. Signore, è una normale transazione. Non c'è ragione di agitarsi o fare sparatorie. Chi va là? Lo sceriffo Wilkins. È aperto. Salve, colonnello. La sua cuoca mi ha informato di un fattaccio in corso. Era in corso, ma adesso non lo è più. Prendo questi due e li alloggi per la notte. Io passo da lei domattina. Seguitemi voi. Dato che sono stato così stupido da spingermi fino a questo punto, tanto vale che dia fondo alla mia stupidità. Just as pink as those flowers. Hi-yo. It's all right if you get sick today. Where can Lloyd be? She's right around here somewhere.